se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone. Eccoci qua, siamo a Roma, via Prenestina. Qui con voi c'è Proietti Giuseppe, è l'inaugurazione di un bel centro della Bridgestone. Favoloso, qui abbiamo visto tante attrezzature di ultima generazione, quindi, cioè quando una macchina esce da qui per esempio deve stare a posto, specialmente a noi ferraristi. Che ne pensi? Certo, sicuramente deve essere perfetta, deve tenere la strada, deve rispettare i requisiti di casa. Ma quando esce da qui che esami ha fatto, insomma? Beh, facciamo tutti gli esami che di base, quindi il controllo delle cerchie, dell'interasse, andiamo a controllare l'angolo di imbardata, convergenza, equilibratura, valvole di PMS, tutto. Perché diciamo la macchina è bella, è potente, però se non ci sono le gomme che vanno bene, insomma, devono essere a posto. Io penso che le gomme siano proprio la vita della macchina. Certo. Sotto Ferrari va montato solo pneumatici di primo impianto. Quindi escono proprio con delle caratteristiche apposta, di primo impianto. Sentiamo cosa ne pensa lui. Le gomme sono fondamentali, ha ragione, perché sono l'unica parte che tocca effettivamente terra, l'unica parte della macchina che va a contatto con l'asfalto, quindi sì, rappresentano sicuramente motivo di sicurezza. E... se ne vanno via, quanto se bella Roma, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella, oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui, vedo la maestà del Colosseo. Capoccia del mondo non fa me, Roma capoccia del mondo non fa me. Eccoci qua, siamo qui sempre a via Prenestina, un sacco di ospiti, tanta gente. Uno proprio speciale che sta con noi questa sera è Giorgio D'Antonio, è presidente della Scuderia Ferrari Roma Club Appia Antica. Giorgio, che ne pensi di questo centro? È un bel centro, siamo qui eccezionalmente perché noi quando ci muoviamo sempre a scopo benefico, per cui questa volta abbiamo fatto uno strappo per l'amico Proietti, il quale ci omaggerà per quando dovremmo cambiare le gomme con un lauto sconto. Ci farà un prezzo di favore, diciamo. Doris, tu che sei anche ti piace la velocità, l'alta velocità con la tua macchina, una bella Audi, che ne pensi? Verrai qui a servirti? Certo, sicuramente sì. Quando comprerò un Ferrari. No, Ferrari ancora. Anche con la mia macchina, perché anche la mia macchina è una macchina bella. Anche le 500 cambiamo, quindi non è. Intanto qui il presidente c'ha una macchina piccoletta che si chiama Ferrari 500. Sì, hanno fatto 1100 esemplari, è un Abarth tributo Ferrari, quindi è una 500 diciamo Ferrari che fa solo 230 km l'ora. Grazie presidente, buonasera, a presto. Thank you.
Eccoci qua, siamo qui sempre da Proietti Gomme con una bellissima ragazza che si chiama Nicole, che ha fatto tante bellissime cose. Adesso ultimamente hai fatto alta moda, vero? Ho sfilato per Alta Roma per Antonella Rossi. Antonellina, brava, brava. E prossimamente che farai? Speriamo di lavorare ancora con voi. Brava, una bella risposta. E lavorerai con noi, perché adesso noi inizieremo le gare e ti daremo presente, insomma. Grazie. Speriamo che farai parte dello staff. Grazie mille, mi farebbe molto piacere. Agli amici che stanno a casa. Bye bye, ci sentiamo dopo. Se balla da sola, non balla a ballare. L'inaugurazione di questo centro gomme della Brixton. Ma parliamo del tuo evento che farai. Se tutto va bene, dal 12 al 15 maggio faremo un grande foto e beauty festival ai Castelli Romani. Allora? A Monteporzio. Perché Nicole non lo sa che questo signore ha fatto la Fiera di Roma per 15 anni. Che fiera, Filippo? Il Foto Roma Show, il Beauty Expo, l'Auto Show, tante fiere alla Fiera di Roma. Ecco qui un'altra bellissima ragazza con la divisa da Ferrari. Ma ti piace allora la Ferrari? E come se mi piace, tra l'altro sono una studentessa di ingegneria meccanica, per cui diciamo che l'ambiente rimane sempre quello, i motori. Questa è una chicca, non lo sapevo, Andrea non me l'aveva detto. Dimenticato. Sì. Brava, brava. Beh, oggi siamo qui per il nostro amico, ma speriamo che la prossima volta sia a Vallelunga con le corse. Magari. Sarai nostra ospite. Grazie, okay. Vi ringrazio. Manda un saluto a casa, gli amici che stanno a casa. Volevo salutare tutti voi, un bacio da qui. Vuoi salutare nessun altro? No. Basta così, basta generale. Così, basta così. Ciao, alle prossime. Alla prossima. Ciao. Bisogno di veli, sei già un angelo tu che accetta.
Pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. Che è il Festival di Sanremo, il Festival di Sanremo. A me che ne pensa lei del Festival di Sanremo? Ma c'è una canzone che mi piace. Una? Sì. E il titolo? È Grazie dei Fiori. Grazie dei Fiori. Grazie dei Fiori l'ho sentita io. Sì, sì. Ma perché fra tutti quanti li ho riconosciuti. Grazie dei Fiori. Sì, sì. Ma l'ha riconosciuti tutti. Mi ha fatto male e li ho graditi. Mi ha fatti male eppure li ho graditi. Sì, ma allora è conosciuta sta canzone. Vito bello, hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. Lucky fella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love.